Per un'ora e mezzo non era stancante, era allenante, ti dava energia, ok? Avrei potuto ricominciare a riparlare di calcio, perché non dimentichiamo che noi e voi insieme parliamo di calcio, non curiamo nessuno, parliamo di calcio. La Bobo 2 è sempre stata una famiglia allargata, per chi era davanti ai microfoni, ma anche per chi l'ascoltava, voi. Ed è a questo gruppo, la nostra community, che ci rivolgiamo, in nome di una chiarezza, trasparenza, a cui ci siamo sempre richiamati e che giustamente in questi giorni molti di voi hanno preteso in forma privata o tramite i social. I passaggi successivi in attesa di un nuovo confronto, giusto no? Aspetta. Tramite i social. L'esigenza, quindi, di fare luce su alcune situazioni verificatesi negli ultimi tempi rimane doverosa per le tante persone che ci hanno fin qui seguito. Noi parliamo a voi. Quando dico noi, dico anche, oltre a Bobo e tutto il gruppo di lavoro, tutto il gruppo di lavoro che ci ha sostenuto. Noi parliamo a voi perché siamo sempre stati un gruppo. Io questa sera rappresento Nicola e Antonio, che si sono dimostrati, e li ringrazio veramente dal profondo del cuore, veramente dei fratelli donati dalla vita, perché ognuno con le proprie diversità hanno voluto rimarcare, questo comunicato l'abbiamo costruito insieme, hanno voluto rimarcare come l'amicizia venga prima di tutto. Io li ringrazio, loro sono con me qui ora, anche se non ci sono materialmente, e la mia voce è anche la loro. Noi parliamo a voi. E adesso arriviamo al problema. Negli ultimi tempi erano, non da parte nostra, cambiati stimoli, motivazioni e visioni, e soprattutto c'era una comunicazione distaccata, con poca passione e poca voglia di condividere. Ok. Allora, quest'estate c'era la Bobo Summer Cup. Alla Bobo Summer Cup io non ero così preso come sempre, e quello che vedevo non mi piaceva. Poi qualcuno vociferava l'ele strano, l'ele stanco, l'ele diverso, e io cercavo di capire cosa stava accadendo intorno a me. Ora, voi pensate che quando delle persone stanno insieme 24 ore, condividono tutto, ragazzi, condividono tutto, lo sport, il pranzo, le scelte, i viaggi, le vacanze. Voi pensate che se c'è una differenza, una persona un po' perspicace, intelligente o semplicemente presente, che sa amare, non la nota? Quello che a me strideva era la poca passione e la poca voglia e la poca attitudine a star dentro al progetto Bobo TV, ad esserci, soprattutto da parte di Bobo, chiaramente, dentro a quel concetto di cui parlavamo prima. Vi spiego il perché. Perché ognuno ha le sue caratteristiche, lo vedete come Bobo, no? È un po' un orso, non è loquace, gli piace un po' a volte straniarsi, pensare alle sue cose, e soprattutto c'ha 100 cose da fare. Però un conto è esserci col cuore, con la testa, magari non con la voce. Un conto è pensare ad altro. Vi assicuro che davanti a me avevo una persona che era nettamente in quelle condizioni. Bobo pensava ad altro. Poi ci arriviamo. Nel rispetto di quello che si era fatto negli anni precedenti, ok, la Bobo Summer Cup finisce, ok, ci avviciniamo alla ripresa, se vogliamo, della stagione calcistica, anche stando dentro agosto, no? Allora io cosa ho fatto? Lele ha chiesto una riunione chiarificatrice. Io ho chiesto una riunione chiarificatrice. Su questa cosa sono intransigente. Perché? Perché se delle cose devono cambiare e non è da parte di tre persone, la quarta persona, che vale esattamente come le altre tre, perché né uno e né cinque, ma quattro, procura una riunione chiarificatrice. Deve venire indotta da chi ha qualche dubbio. Perché?
Perché se prima abbiamo parlato di amicizia, di fratellanza, di lealtà, di percorso, di condivisione, nel momento che tu procuri una situazione che va a dibattere in profondità con tutte le caratteristiche che devono avere non solo dei colleghi, ma degli amici, dei fratelli, che hanno costruito tutto questo con altri milioni di fratelli che hanno fatto sì che tutto questo diventasse magico, se tu la procuri, qualsiasi cosa nella tua mente passi o dove tu voglia andare, o se per caso hai qualche dubbio, titubanza, incertezza, tu devi farcela arrivare. E vai tranquillo, che così come è nata tra amici, può fermarsi tra amici, o può cambiare. Si ragiona, si ragiona insieme. Questo fanno gli amici. Io ho chiesto una riunione chiarificatrice, che è stata protratta un po' troppo avanti, anche dal mio punto di vista. La riunione chiarificatrice cosa ha prodotto? Dove al termine l'unica cosa chiara che tutti hanno perfettamente percepito era quello che stavamo vivendo, ossia quello che vi ho appena detto, la poca voglia di condividere il percorso. Non erano gli obiettivi, era addirittura la poca voglia. Non parlo da solo, parlo per tre. Nonostante tutto, e questi sono i passaggi successivi, abbiamo cercato di essere sempre collaborativi, perché per noi la Bobo TV è il centro di tutto, era il centro gravitazionale, sollecitando e stimolando un percorso che rendesse la Bobo TV per noi centro assoluto delle attività da compiere, nella volontà di raccontare il calcio come piace a noi, ancor più vicino alla gente, nello spirito delle origini. Quelli siamo, quelli siamo stati e quelli volevamo continuare a essere, con sempre più attività su tutte le piattaforme. In sostanza, noi chiedevamo informazioni e stimoli per i nuovi progetti. Fermiamoci un attimino. Stimoli per i nuovi progetti. Tutti quanti noi fuori abbiamo gente che ci avvicina, ci parla per un abbraccio, una foto, oppure ci telefona per delle idee. Perché l'abbiamo detto prima, da dove siamo partiti, cosa siamo diventati, come abbiamo influito in questo sistema. Quindi la gente si avvicina, no ragazzi? La gente si avvicina, ci chiede, ci parla, mette ipotesi. Noi abbiamo sempre, sempre accettato e dal mio punto di vista contribuito e collaborato al fatto che Bobo è una figura che avvicina, che sa interagire con determinate situazioni che possono venire a venirsi a creare, opportunità, sempre per migliorare il tutto, ok? Sempre per crescere insieme a voi. Questa era la nostra visione e lo è ancora. Questa è la nostra attitudine. Addirittura noi abbiamo sempre pensato che una volta che Bobo sceglieva una strada, sentivamo, e dal mio punto di vista sono sempre stato determinato quando secondo me, e glielo dicevo e molte volte lui diceva decidi te questa cosa Kamel, se pensava che era il momento, come dire, io non saprei, però tu cosa dici? Facciamola. Mi viene in mente una su tutti, quando siamo andati da Alessandro Cattelan, lui diceva Kamel cosa dici, ci andiamo, fai una cosa, decidi te, andiamo, Alessandro è un amico. Secondo me il format era carino, ovviamente la prima puntata ci sia stati noi è stata quella che ha fatto di più e siamo andati a fare un 40 minuti di intrattenimento che si addice sempre con sfogo sul calcio, era perfetto e ci siamo divertiti. Ok. La situazione del format al mondiale, il format al mondiale è stato spettacolare perché ci ha permesso, vi dico, di invece di parlare in tre ore, di parlare in pillole, 5 minuti, ma per 22 giorni, in quel mondiale che è stato clamoroso, è stato stupendo, e io ero là 40 giorni, non avevo tempo, perché avevo 4 attività al giorno, con la Rai e con la Bobo TV. E la Bobo TV, quelle pillole di 5 minuti al giorno, dove tu sceglievi una cosa, dovevi essere incalzante, era anche allenante, perché quante volte, non so, si parla un'ora e viene fuori un titolo, tu li devi cercare di esserci dando un titolo. Ma cazzo, ma noi viviamo di quelle emozioni forti, del gol di Messi, della giocata contro la Croazia di Neymar, che ne so, della favola Marocco. Ma perché non farlo? L'abbiamo fatto, è stato bellissimo. Vi dico solo questo, la sera della finale abbiamo fatto il 40%, ci hanno visto in 8 milioni.
il resto sono chiacchiere. Il resto sono chiacchiere di altri format che avrebbero voluto essere al nostro posto. Anche lì è stata una bella condivisione accettarla. Sono stati dei passaggi, ok, che ci hanno permesso di arrivare a una comunità più alta che lo ha apprezzato. E anche nelle criticità, nelle critiche, nelle difficoltà, e lo sapete perché è il grande valore aggiunto dell'italiano, l'invidia, anche nell'invidia siamo venuti fuori nell'invidia. Perché? Perché ci abbiamo saputo convivere, perché non vogliamo il consenso. O meglio, tutti e quattro mi sembrava non volessimo il consenso. Doveva essere così, fino a 4 giorni fa. Noi ci interessava esserci a nostro modo, il modo che avete apprezzato fin dal primo giorno. Ok, questo io volevo, ma se Bobo decide, Bobo sceglie, Bobo indica la via e condivide, io posso lavorare su tutti gli altri. Questo era anche il mio ruolo ed è un'attitudine che so fare, cercare di unire tutti, capire, discuterne. Arrivo in un modo a uno, in un modo all'altro. L'Eleanto sono ragazzi fedeli, appassionati, ognuno ha la sua caratteristica. Noi siamo sempre riusciti ad andare sulla stessa strada, però poi c'era sempre una interazione da fare che io facevo con amore la concia di tua hermana, con amore. Io quel passaggio tra il mio amico Cammello e tutti gli altri lo facevo con amore. Ci siamo? Non mi interessava farlo 4 volte in più, non mi interessava scornarmi, ma lo facevo con amore per la Bobo TV. Quel figlio che io non ho, l'ho trattato così, ok, per 4 anni. Noi chiedevamo informazioni e stimoli per nuovi progetti che a un certo punto non sono più arrivati. Attenzione, siamo nella parte centrale del comunicato. In cambio abbiamo avuto risposte indirette attraverso la figura della nostra manager e poi dirette con modi non rispettosi. Qua mi devo già fermare. Risposte indirette attraverso la figura della nostra manager. Ok, la manager fa il suo lavoro e secondo me fino a un certo punto l'ha fatto benissimo e la ringrazio e la saluto. Valentina, che comunque c'è stata dando tutto se stessa. E a un certo punto secondo me non è riuscita a fare appieno il suo lavoro. Probabilmente certe criticità e certe personalità sono state troppo forti per lei, ma a Valentina dico grazie. Quello che non è riuscita a fare è stato questo: riuscire ad avere la parola giusta, il piede giusto nella scarpa giusta, al momento giusto, anche nei momenti di difficoltà, dove i grandi si dimostrano tali. Non la posso biasimare, Vale, però li siamo mancati. E quando a Lignano, ultima tappa della Bobo Summer Cup, a Lignano, mio fratello Cammello, nel momento che discutiamo una delle tante opportunità che io, come sempre, subito, in massima lealtà e purezza, giravo a mio fratello Cammello e gli dico: guarda che questa situazione è arrivata a questo punto, la prendiamo in considerazione? E la risposta al ristorante La Croce del Sud, che saluto i ragazzi, bravissimi, si mangia da Dio, se siete a Lignano andate lì, tanto lo riconoscete il posto, c'è la fila in strada, H24, ok? In quel momento lì mio fratello Cammello mi dice: parla con la Valentina, cioè mi demanda, mi delega, parla con la Valentina, tanto adesso io faccio la società con lei. Io non so cosa voglia dire, non so neanche se c'è stata questa società, però la Valentina è la nostra manager. Di me, di Bobo, di Antonio e di Nick, e dice: parla con la Valentina, tanto adesso facciamo società con lei. Io gli dico, lo guardo in faccia e gli dico: io parlo con te, parlo con la Valentina, io parlo con te. Per dirti, siamo sempre io e te, Cammel, io e te, parliamo, se abbiamo qualcosa andiamo diretti, ci va bene, non ci va bene, dove posso esserti d'aiuto, quello è, per me tu sei quello, sei sempre quello che eravamo in ritiro
quando giocavamo, quello che abbiamo fatto le notti e le albe al Pineta, sempre quello, Kame. Perché devo dirti di Valentina? Sono io, mi mandi alla Valentina. Perfetto. Il problema cosa accadeva? Accadeva questo, che io devo andare dalla Valentina, ma la Valentina non veniva da me. Veniva e non veniva. Le cose stavano cambiando. E quindi potete immaginare il mio umore. E quindi potete immaginare il sentore. Però, sempre sulla riva del fiume, cercando di capire l'evolversi delle cose. Di certo il mio referente è il mio amico. Non c'è nessun manager, agente, non parlo per terza persona, interposta persona. No. Qua si parla tra amici, come in quella telefonata di agosto 2020, quando peraltro io stavo venendo a Forte dei Marmi, ok? Perché l'11 luglio sera Costanza, che saluto Cocò, aveva organizzato in gran segreto la festa del tuo compleanno. Non lo sapeva nessuno, quindi nella tua casa a Forte ci siamo trovati a farti una sorpresa, tutti vestiti di bianco. Io mentre venivo non ti stavo dicendo che venivo, mentre tu mi dicevi io la posso fare solo con te. Quindi io non parlo con Valentina, parlo con te. Giusto, no? Cosa fareste voi? Allora, risposte indirette attraverso la figura della manager. Poi dirette con modi non rispettosi, in cui c'è stata data dimostrazione della totale difformità di intenti, della chiara differenza di visione. A questo punto per noi era impossibile proseguire, tanto che abbiamo comunicato l'intenzione di fermarci qualche giorno con l'intento di chiarire. Adesso poi andiamo dentro questa pagina qua. Di chiarire i dubbi sollevati, di farlo tutti insieme. Necessitavamo, insomma, di una risposta forte e rassicurante sul futuro. Cosa è accaduto? È accaduto che i giorni prima di venerdì scorso, quel venerdì dove poi Bob è andato in onda e ha detto quelle cose che rivedremo poi nella chiusura, ok? Cosa è accaduto? È accaduto che c'è stato un confronto acceso, professionale da parte mia, dove ci sono stati modi totalmente sbagliati e rispettosi. Ecco i famosi diretti con modi rispettosi. Diretti, indiretti attraverso la figura del manager, diretti con modi rispettosi. Questa cosa qua ha raffreddato una situazione esattamente dove pensavo andasse io, su una possibilità, opportunità, tutti di riflettere e di tornare come abbiamo fatto 100 volte. Per me doveva essere uno in più, una massa. Uno in più, 100 volte l'abbiamo fatto. Passano 2 giorni, e a questo punto ecco i dubbi sollevati, ecco la richiesta di prendere una pausa, ecco la voglia di una risposta rassicurante sul futuro. Noi abbiamo comunicato in 3 diversi tempi a distanza di mezz'ora uno dall'altro che ci saremmo presi una pausa di qualche giorno. Questo è accaduto. Dato che nessuno ve lo dice, ve lo devo dire io, sono qua apposta. Io per primo comunico che questa situazione così non mi piace, per tutte le ragioni che vi ho detto, e qualche giorno io mi fermavo. Chiudo dicendo, Anto, Nick, se voi pensate andate in onda, ci mancherebbe, difendiamo sempre lo spirito del gruppo, tanto come è accaduto 100 volte, il percorso continuerà. Loro a turno hanno detto la stessa cosa, quando è così, visto che si parlava di lavoro, visto che ci sono delle cose cambiate, perché quella riunione famosa chiarificatrice indotta da me ha creato più di un dubbio ad Antonio. Ha detto, ma a me non mi sembra più lo stesso spirito. Nicole invece ha detto, non sembriamo più squadra. Quindi entrambi si sono fermati. Ora, voi siete dei leader, o pensate di esserlo, di un gruppo. Voi cosa fate dopo una situazione del genere? O raffreddate, o gestite, o correte e cercate di riunire, se ci credete, oppure fate la cosa che ha portato a questa situazione. Mandate tutto a puttane, perché questo è successo. È stato tutto mandato a puttane, semplicemente perché dopo tutte quelle cose che vi ho detto, un gruppo unito di amici che non leccano il culo e non sono signor sì, in nome di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo creato, creano delle condizioni per cui ci sono dei dubbi da mettere a posto, delle situazioni da chiarire, in nome
di un sentimento che va oltre addirittura la Babbo TV, ma che grazie a quello è nata la Babbo TV, noi veniamo a sapere, e vado avanti col comunicato, necessitavamo, no? Insomma, di una risposta forte e rassicurante sul futuro. I passaggi successivi, esattamente a questo momento, che è venerdì pomeriggio, non ieri, ma quello scorso, ok? I passaggi successivi, in attesa di un nuovo confronto, sono invece stati dei veloci ringraziamenti. Quello è successo esattamente 4-5 ore dopo, per la collaborazione. Siamo diventati improvvisamente dei collaboratori. Cioè io ho scoperto, ovviamente non ho visto la diretta, ma io ho scoperto, poi mi ha mandato il video, che venivo ringraziato per essere stato un collaboratore. Io, che al primo minuto mi è stato detto non la posso fare senza te e che non avremmo potuto fare una puntata se io non avessi detto al mio amico Cammello: Cammel, aspetta un attimo, fammi parlare con Antonio. Non ci sarebbe stata la prima, però grazie per la collaborazione. Grazie per la collaborazione. Ringraziamenti per la collaborazione, eravamo diventati dei collaboratori in diretta live, dove abbiamo anche appreso che sarebbero nati nuovi format. Cioè io alle 9 di sera apprendo, perché Bobo dichiara che nascono nuovi format, ma se la comunicazione che non andava in onda era stata data 4-5 ore prima. Se io 4-5 ore per il venerdì pomeriggio ho detto non mi piace così, prendo qualche giorno di riposo, così chiariamo le cose che non ci vanno bene a tutti e quattro, né uno né cinque. Sono nati nuovi format. Quando sono stati organizzati? In 12 minuti mentre si prendeva un aperitivo, oppure mentre veniva preparata i fusilli integrali alle 7:15. Quando sono nati sti format? Fatemi capire. Eppure, sbaglio, avete anche voi ascoltato. I nuovi format. Appreso che sarebbero nati nuovi format alle 9. Il messaggio l'ho mandato alle 4. Nick, Antonio alle 4:20 e Nick alle 4:30. Nuovi format. Ce ne voglio, cazzo, manco Malcolm Mike Buongiorno dei tempi d'oro, Jerry Scotti attuale. Cioè, nuovi format ci vuole un po' a prepararli. O il grande Paolo Bonolis. Come si fa a fare nuovi format in 12 minuti? Però saranno nati nuovi format. Abbiamo visto i nuovi format nati. Abbiamo anche sentito un'altra cosa dal buon Staffellone, che era giusto cambiare. Ora, io vi chiedo a voi ancora, tanto è la domanda che conoscete, che non è a livello di servilismo come siamo messi, non è quella la domanda. La domanda è: ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva? Siete in 45.000, cazzo, avrete una risposta. Vi chiedo a voi, scrivete, partecipate, e vi chiedo scusa perché non ho parlato con voi, ma mi interessa più quello che ho da dirvi. Siete in 45.000, ok? Mi dovete dire perché, se era giusto cambiare, nessuno sapeva. Nessuno! Vi dico una cosa, secondo me non sapeva nemmeno la manager. Perché nessuno sapeva se era giusto cambiare? Che magari qualche idea balenava già da prima, magari dall'estate, quando Lele per il Popolino era stanco, strano, poco socievole, aveva visto già prima, intuito, e alla domanda ragioniamo su certe cose, parla con la manager che tanto facciamo una società. Io chiedo e rifletto con voi, perché se siete qui, perché ci tenete. Quindi era giusto cambiare. Chiudiamo col botto, ragazzi, perché noi non ci facciamo mancare niente. Allora, finiamo con la constatazione
di un fulmineo. Qua, ragazzi, Bolt ci fa una pippa, perché va detta come si deve. Usain Bolt, che ha vinto qualche medaglia passando da quell'anello che poi ha, ha svariati colori, in genere è rosso, era giusto a cambiare, no? Constatando un fulmineo accordo tra la radio della Lega Serie A e la Bovo TV. Allora, sì, oggi non abbiamo la maglia giusta, ma abbiamo l'uomo giusto, che ha sempre combattuto le ingiustizie, il sistema, l'ipocrisia, ha sempre lottato per l'uguaglianza, per la fratellanza. È stato l'uomo nel Novecento, l'anno, il periodo più difficile dell'America, che è rimasto in vita semplicemente perché credeva più di tutti e non era avvicinabile, nonostante fosse stato abbandonato da tutti, proprio per certi valori, valori dell'uomo, che è Muhammad Ali. Ora io vi dico questo, io con la Lega, io non ho niente, li conosco tutti, conosco De Siervo, conosco Ciccarese, li conosco, conosco Lorenzo Dall'Ari. Pensate che Lorenzo Dall'Ari, che comunque si occupa di quel gruppo di lavoro, no? Che poi ha costituito anche la radio della Lega, è del mio paese, di San Martino in Rio, parliamo in dialetto. Tegvea, San Martin, cioè parliamo in dialetto, quindi pensate come li conosco. Li conosco, sono persone che ci troviamo in giro nei vari contesti. Ora io dico, ma scusate, ma un accordo del genere con i tuoi fratelli ancora in attesa di una risposta da venerdì, tu come hai fatto a farlo? Cioè, in coscienza, come ti è venuto ad andare a trovare un accordo, perché la Bobo TV, così come l'amate e l'avete amata tutti, doveva andare in un altro canale, condividendo un percorso e portando i nuovi format, i nuovi ospiti, tutta una nuova serie di costruzioni, come se niente fosse, cancellandolo come se fosse un passaggio con la spugna. Cosa c'entra la Lega Serie A, la radio della Lega, con la Bobo TV? Ma la radio della Lega stanno facendo un buon lavoro, mi sembra. Sono tutti bravi professionisti, cioè gente che conosco, ragazzi, inviati, conduttori, tutta gente che cerca di darsi da fare, e sicuramente io mi auguro per loro venga tirato su un prodotto all'altezza, cercando di ospitare protagonisti, cercando di creare dibattito. Io penso sempre che più sei serio, approfondito, e ci sono tante persone comunque hanno avuto una carriera, penso a Lia Capizzi, no? Che collabora, mi sembra, che lavora e fa le cose in un certo modo, è stata una fuoriclasse degli altri sport, no, Lia, e porta la sua esperienza, visto che non è più la Domenica Sportiva, che era l'anno scorso, lei porta la sua esperienza alla Radio Serie A. Quindi io appoggio un percorso professionale nuovo, le novità anche in un paese dove ci si spaventa sulle novità, è la miglior cosa che si riesce a fare, essere invidiosi sperando che la novità vada male. Io invece lo appoggio, ma mi dovete dire voi, ditemelo voi, cosa c'entra la Bobo TV. Dovete dirmi voi cosa c'entra la Bobo TV. Ditemelo voi, cosa c'entra la Bobo TV fatta senza informare i tuoi fratelli. Teatri, le risate, le cene, tutte le cose che abbiamo fatto, le varie condivisioni, i vari passaggi, di colpo. Radio Serie A, fulmineo a dir poco, ripeto, in 3 minuti, tutto sbagliato. Tanto è vero che nella testa di quel confronto, chiudiamo, tra i 4 membri del gruppo, né uno né cinque, è stato nettamente, nella testa di quel confronto che non c'è mai stato tra noi 4, né uno né cinque, ma 4, è stato ucciso e sepolto lo spirito con cui è nata la Bobo TV. Ragazzi, qua ve lo dico mentre mi piange il cuore, la Bobo TV è il passato. La Bobo TV non ti dà del tu, ma non esiste più. La Bobo TV è il passato. Tutto quello che avete sentito negli ultimi 10 giorni e quello che state vedendo adesso non c'entra nulla con la Bobo TV. Nulla. Non c'è niente che c'entra con la Bobo TV. Così come l'avete sentita, vissuta, accompagnata, amata,
contestata, ok? Dibattuta, criticata, celebrata, onorata. Non esiste più di tutto questo, non c'è niente della Bobo TV, ok? Adesso c'è la Bobo Vieri TV. Siamo in live da quasi un'ora. Vi vorrei dire altre cose. Qualcuno l'ha anche segnata. Una cosa che voglio dire è questa. Uno, che non è facile per noi, per me, per Antonio, per Nicola, non credo sia facile nemmeno per Bobo, e soprattutto non è facile per tutte le persone intorno a noi, perché sentono il peso della difficoltà nei rapporti, perché i nostri amici sono tanti e abbiamo tantissimi, quasi tutti, in comune, e io rispetto le difficoltà dei nostri amici, poi vi dirò cosa ho detto loro. Quello che invece dico a tutti gli altri amici che siete voi, e veramente mi commuovo al pensiero che siete stati così tanti, non credo di meritarlo io, ma la Bobo TV l'ha sempre meritato, questo seguito, e vi dico una cosa, non l'ha mai avuto, nemmeno i tempi d'oro, e con Sinner in campo, tra l'altro. Vi ringrazio davvero dal profondo del cuore. A tutti i nostri amici io dico, ragazzi, non sentitevi in difficoltà, perché? Perché in tutti i contesti in cui ci troveremo, io accetterò qualsiasi scelta, l'imbarazzo, l'abbraccio, il tagliare la strada e andare da un'altra parte, perché questo è quello che accade. E ringrazio chi mi ha messaggiato, chi mi ha scritto tanto, chi mi ha scritto poco, chi non mi ha scritto. Ringrazio anche loro. Voglio dire che tutto va nella mia testa e niente viene dimenticato da qui ai prossimi tempi. Io sarò sempre lo stesso, perché sempre lo stesso sono stato. Antonio e Nicola sono amici spettacolari e ho voluto tanto tanto bene a Bobo. E soprattutto un'altra cosa che secondo me va detta, e ci tengo proprio a dirla adesso, che è questa, che lo spogliatoio deve o dovrebbe rimanere lo spogliatoio, sacro, protetto, difeso, onorato, o almeno avrebbe dovuto. Questa è una frase che la dirò fin quando avrò respiro, che niente è irreversibile, ragazzi, perché nella vita ci sono tanti problemi, tante situazioni difficili sono intorno a noi, esattamente camminano intorno a noi, e un problema a volte diventa veramente irreversibile. Questa cosa non è irreversibile. C'è sempre una possibilità, la massima apertura, assolutamente. Chi ha amato per tanto tempo può amare ancora, ok? Io vi dico questo, chi ha amato per una vita può anche sopportare un tradimento. Io vi dico anche questo. Prima andarvi nel percorso, vi dico due cosine legate, meno importanti, però insomma magari qualcosa vi interessa anche a voi. Io ci tenevo, e noi tutti volevamo passare di qui per parlarvi a cuore aperto, ho cercato di farlo nel massimo rispetto e nella massima trasparenza, come avete chiesto giustamente in questi giorni. Spero di avervi comunque accompagnato e raccontato. Non vi ho raccontato tutto, perché c'è sempre il discorso dello spogliatoio, qualcosa rimane ed è meglio per tutti, ma vi ho detto tanto di quello che è successo e sono sicuro anche che l'avete capito. Ora non so cosa accadrà nei prossimi giorni, però penso sempre che la trasparenza e la bontà d'animo, anche la determinazione, la fermezza, i valori, comunque la situazione la mettono a posto, anche se le situazioni difficilmente cammineranno insieme, unite, ma probabilmente su due binari paralleli. Alle tante persone dalla strada, sui social, che tutti i giorni mi fermano, e soprattutto a tutte le persone che ho incontrato e sto incontrando, che hanno voglia di sentirci,
di averci di nuovo in diretta a parlare così, ok? Ho da aggiungere qualcos'altro, perché io magari stasera poter parlare del Milan, della Lazio, della Roma, del Manchester City, della Juve, del Napoli, no? Situazione attuale, magari, e invece questa ora è stata dedicata ad altro. Tutti quegli altri temi che ci hanno contraddistinto, io mi auguro di tornare a parlare, anzi, vi dico che certamente ne torneremo a parlare, non so quando, non è tempo, perché io mi dispiace, io nel momento che si interrompe una cosa, io non ce la faccio dopo 4 ore andare in onda e ridere con chi è di fianco, come se niente fosse, scherzare e cancellare con la spugna e dire grazie per la collaborazione e ora partiranno altri format, con chi ha condiviso la vita. La vita, perché? Perché se vi dico tutte le cose che ho condiviso io col mio amico, dite, ciao che la vita, tutto quello che si può fare, tutto quello che possono fare due fratelli, l'abbiamo condiviso, ok? Quindi io non ce la faccio, quindi non vado in onda domani, nemmeno dopodomani. Non so come è stato possibile, e questa è la cosa che mi fa più male, vedere l'amico che va in onda, scherza, ride e mostra il sorriso sbagliante come se niente fosse. Non fa parte della mia dirittura morale, ma rispetto chi lo fa. Chiudo dicendo due cose. Allora, la prima, lo dico a voi e lo dico a tutte le persone che ci conoscono e che frequentano gli stessi posti, a qualcheduno gliel'ho già detto, ok? Non vi dirò mai tutto quanto, non ve lo dirò mai. Sapete perché? Perché se io vi dicessi tutto, davanti a un vostro comportamento non giusto, sarei costretto a separarmi da voi. Quindi la verità totale, completa, non ve la dirò mai. Perché? Perché non voglio essere costretto a separarmi se certi comportamenti non rispettassero la giustizia. Quindi non ve lo dico, così posso godermi ancora l'amicizia con tanti di voi. Tutto quello che è accaduto, al 100%, non ve lo dirò mai. La seconda cosa è l'altra che dico sempre, ed è la seguente. Se io non fossi Lela Dani nella mia vita, come miglior amico vorrei Lela Dani.